Benvenuti, siamo ancora nella fase estiva della nostra trasmissione Stadio della Vita, siamo ancora con San Maurizia, grazie per averci raggiunto, come sapete ci accompagnerà insomma. Ah, almeno nell'idea eh, di quest'estate, stiamo rivedendo un po' alcuni dei servizi che abbiamo realizzato, delle inchieste, dei dialoghi, oggi eh, vorrei farvi ascoltare due, due di questi dialoghi anche perché so, lo vedo un po' anche attraverso l'analisi degli accessi che voi eh, fate al, vostro, al nostro sito, al portale della Diocesi che Alcuni dei servizi che preferite sono proprio questi dialoghi dove ci sono testimonianze, rapponti di vita. A febbraio, in occasione della festa di Lourdes, della giornata del malato, abbiamo incontrato il dottor Valisa che è il primario del servizio di ematologia e del centro trapianti dell'ospedale di Piacenza. È stato un bellissimo momento di dialogo su un tema che prima o poi, lo dicevamo già anche l'anno scorso, ci tocca a tutti direttamente, indirettamente, in modo più o meno grave. Ma la malattia e la sofferenza eh, sono veramente democratici, non, non lasciano indenne nessuno. Quello che cambia può essere il modo di affrontare, il modo di vivere eh, questo momento e credo che anche l'incontro con medici che la pensano in un certo modo possa essere di grande aiuto. Ma veramente, questo è un tema che non voglio parlare della mia esperienza, però eh, visto che ho fatto questa esperienza, posso parlarne, direi con molta serenità in prima persona. Come diceva Barbara, la malattia prima o poi o la sofferenza, chiamiamola bussa alla porta di ogni essere umano. E umanamente parlando la malattia ti destabilizza. Io lo scorso anno mi sentivo un leone, non lo nego. Dovevo andare in Africa, improvvisamente una diagnosi, un tumore al retto, uno dei più brutti. E ho vissuto un'esperienza direi pesantissima, perché due in tre interventi, la rianimazione, chemio, eccetera. No? E ti rendi conto che la malattia ti fa diventare, direi, un verme, cioè sei un essere che dipende totalmente dagli altri, che ha bisogno di tutti, di qualcuno che gli asciughi le labbra, che gli bagni le labbra, che gli asciughi le lacrime. Però in questa malattia, come diceva Barbara, trovi sempre degli angeli, io li chiamo angeli, che sono capaci... Di farti capire che tutto ha senso. Prima di tutto è il Signore. È difficile e non lo nego accettare improvvisamente questa destabilizzazione. È difficile dire Amen. Io mi ricordo quando mi sono svegliata dalla rianimazione in quel letto attaccato ai tubi, dove non potevo fare niente, ero solo attaccata ai tubi. Non potevo né muovermi, né, né niente, niente. E con me c'erano tanti altri malati che io non vedevo. E a un certo punto volevo dire il mio Amen. E facevo fatica, ho fatto fatica a dire Signore, Amen. Ed è molto difficile, perché la malattia è lo spazio dove tu ti ritrovi sola davanti alla tua vita. E allora io credo che sia molto importante celebrare la giornata del malato, perché è giusto portare al centro dell'attenzione delle nostre comunità i malati, ma è anche giusto celebrare la giornata del volontario per i malati. Pensate solo ai volontari degli hospice, quanto bene fanno. Io non posso che ringraziare i miei familiari, mio fratello, mia cognati, i miei nipoti, i miei cugini, le mie consorelle che non mi hanno mai abbandonato, i miei amici, perché è solo la vicinanza delle persone care che ti permette di non sconcertarti, di non demoralizzarti, di non perdere la speranza e la fiducia. Quindi è molto importante, dicevo, la presenza di volontari, ma come diceva Barbara, è molto importante incontrare medici che oltre a essere bravi professionisti sono anche capaci di rimanere degli uomini. Perché guardate, la scienza è importante, ma l'umanità fa sintesi con la scienza. E quando tu trovi un bravo professionista che è capace di rapportarsi al malato con tanta umanità, ti senti il cuore largo. Quando invece vedi dei professionisti accigliati, duri, ti si stringe il cuore. E allora veramente ringraziamo il Signore perché nella nostra Italia, nelle nostre realtà, ci sono tanti professionisti che usano professione e cuore. E perché ci sono tanti volontari che hanno il coraggio di perdere tempo verso chi fa fatica a contare il proprio tempo. Allora ascoltiamo questo dialogo con il professor Daniele Vallisa. In occasione della solennità della Madonna di Lourdes torna la giornata mondiale del malato che è un po' per noi l'occasione una delle poche, magari un anno purtroppo, per riflettere su questo tema, sul tema della malattia, del limite, della sofferenza e ci piace farlo un po' con gli addetti ai lavori. Quindi ringraziamo il dottor Vallisa eh, per la disponibilità che ci dà, il direttore dell'unità operativa di ematologia e centro trapianti. Quest'anno il, il tema che ha scelto Papa Francesco per la giornata mondiale del malato è una frase del Vangelo di Giovanni, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E in questo messaggio vabbè, parla naturalmente di dedizione, di spendersi per gli altri e anche un po' del custodire che è il suo verbo privilegiato, quello con cui veramente ha iniziato il suo pontificato e credo che sia poi un po' alla fine quello che voi fate quotidianamente perché comunque siete accanto e vi dedicate totalmente al malato. No? Intanto grazie per averci dato la possibilità di scambiare due idee su un argomento così delicato e importante, buongiorno a lei e a tutti chi, quello che ci ascoltano. In effetti. È un problema fondamentale non soltanto da un punto di vista così di domande che ci poniamo di etica, ma entra in pieno anche sul lavoro perché entra proprio nel vivo della motivazione che noi diamo quotidianamente e la motivazione sappiamo che in certi lavori quali il nostro diventa comunque fondamentale in quanto dobbiamo da una parte riuscire a manipolare, a governare tutta una quantità di informazioni scientifiche spesso anche complesse, e mettere in pratica questo, questo bagaglio di conoscenze che deve essere continuamente aggiornato, ripeto, confrontandosi con quelle che sono poi le esigenze del, del malato stesso. E di fatto non sempre è facile trovare un equilibrio tra, due, tra queste due diciamo, valenze del nostro lavoro. Sicuramente il concetto che diceva lei è che, infatti mi piace molto, anche questo Papa, anche perché seguivo alcuni discorsi gesuiti già precedentemente, insomma il discorso del servizio, cioè del fatto che più si è in alto più si serve e più è ruolo di responsabilità e più deve essere chiaro il concetto che il ruolo di responsabilità porta con sé anche il ruolo di servizio. Venendo subito nel pratico, il medico deve avere questo concetto di servizio del malato, che non significa servizio, fare quello che dice il malato, ma significa proprio mettersi in confronto, mettersi lui stesso in discussione, che non è chiaramente facile, in discussione perché per poter ascoltare i bisogni del malato e una volta ascoltati e capiti far riferimento al suo bagaglio tecnico, culturale, scientifico per dare le risposte migliori al paziente stesso, per governare quindi il bisogno che ha il malato di assistenza. Oggi come oggi non è facile questo tipo di ragionamento perché si può passare da un discorso in cui il malato è solo un numero, al discorso opposto, vedete il caso Stamina Vanoni in cui il paziente decide autonomamente qual è il meglio e il peggio. E credo che questo concetto, benissimo espresso dal Papa, il concetto di servizio in cui dietro ci deve essere, ripeto, una forte preparazione spirituale ma anche culturale, sia l'unica risposta che dà veramente una garanzia per il bisogno del paziente. È un mondo estremamente complesso, per cui avere dei momenti di riferimento, momenti di... Diciamo così, dei fari, no? per poterci muovere, diventa importante, quindi, anche un momento così introspettivo di spiritualità. Sicuramente, per l'operatore sanitario, in generale, medico, infermiero che sia, diventa comunque, credo, importante, indipendentemente poi logicamente da quelle che sono per ognuno le proprie verità, i propri credo. Ma al di là di quello, eh, il nostro mestiere, secondo me, ha bisogno di riscoprire questo momento, magari, di maggiore interiorità, di maggiore riflessività, ecco. E credo che tutto questo sia anche un po' un percorso, no? non è che eh, si arrivi una mattina ad avere questo, questo approccio alla medicina, al paziente, alla persona che si ha davanti. Quindi ehm, negli anni. È cambiato il suo modo di vedere la malattia e il malato, di affrontarlo. C'è qualcosa che ancora oggi, eh, non dico la spaventa, però comunque la mette a disagio nel, nell'approcciarsi alla malattia e quindi alla persona malata. Ma sicuramente rispetto quando ero più giovane, insomma che ormai ho anch'io i miei anni, ehm, c'era più forse ecco, lo spirito del medico colui che risolve il problema. Ecco il medico che sa, il paziente che arriva fa la domanda. In effetti nel tempo questo atteggiamento è enormemente cambiato, perché sappiamo che in alcuni casi le risposte le possiamo dare, in altri casi purtroppo ci sono malattie che le risposte non le possiamo dare, o perlomeno non possiamo dare le risposte che il malato vorrebbe sentire, cioè io ti guarisco, soprattutto come lei sa nel nostro campo, ci sono stati fatti progressi giganteschi, quando studiavo io alcune malattie erano considerate mortali, adesso invece si guariscono, però bisogna essere molto onesti. Non, non abbiamo una risposta per il 100% delle nostre cose, basterebbe averla per l'80%. Per cui bisogna cercare veramente di, di uscire dal, dal concetto del medico che risolve ogni problema o comunque in tre secondi liquida qualsiasi problematica, di un medico che, ripeto, deve ecco, saper ascoltare. Eh, che secondo me saper ascoltare è un momento anche di, di crescita. Interiore spirituale, ma sapere ascoltare significa anche proprio capire quali possono essere, quali devono essere le risposte giuste. Quindi, se da una parte è chiaro c'è stato tutto un accumulo di bagaglio scientifico, tecnico, culturale, dall'altra parte c'è stata anche una progressiva coscienza dei nostri limiti, dei limiti di, di noi medici stessi, che mette poi su un piano diverso il rapporto anche medico-paziente, dove la malattia non, da qualcosa anche te, voglio essere molto chiaro. Da qualcosa te, ti fa capire in che realtà ti muovi, quindi il paziente, anche come sorgente di, di valori per te stesso. È chiaro che in questa situazione il paziente acquisisce una sua dignità, un suo ruolo mh, molto importante. Che è già questo, se vogliamo, essere un po' curativo, almeno curativo dal punto di vista della, della persona, del suo spirito. Perché se il paziente sente di essere all'interno di un percorso, come diceva lei in cui ha un suo ruolo, ha un suo compito, è chiaro che anche la sofferenza che purtroppo la malattia porta inevitabilmente con sé non è più una sofferenza fine se stessa, ma è un cercare proprio di entrare nel meccanismo della vita stessa, dove il meccanismo della vita è molto complesso, alcune cose le sappiamo, altre probabilmente le sapremo, altre ancora le capiremo, e c'è tutto quindi una parte di ignoto, no? e l'ignoto può effettivamente fare anche molta paura, a volte l'esperienza che acquisiscono nel tempo per il paziente è ancora più la paura della, della diagnosi, della morte stessa, che comunque resta comunque un momento per molti aspetti difficilissimo da affrontare, ecco l'ignoto è ancora peggio, cioè di fronte a un paziente senza dirgli, senza dare a lui un programma di terapia, un programma di cura, sia esso radicale o palliativo, ma lasciarlo nel dubbio è ho visto noi, e di questo ne sono convinto, è la cosa più angosciante che ci sia. È un po' anticipato già la, la domanda che, che le volevo fare. La, per un uomo di scienza come un medico, credo che la malattia arrivi un momento in cui diventa un limite, una sfida, perché comunque ci può essere un momento, soprattutto in un campo come il suo, in cui la malattia ha l'ultima parola, perché non si può fare più niente. Si arriva a dover dire io questa malattia non la posso curare, questa persona non la posso curare. Come si vive quel momento? Ecco sì esattamente, <ride> nel tempo anch'io pensavo appunto c'è una malattia e quindi non la posso più curare perché invece arrivo fino a lì, ehm, nel tempo ho capito che comunque se curare vuol dire farsi carico del paziente cercare di dare conto ai suoi bisogni, effettivamente la parola non si può più curare non la diciamo più ma anche sinceramente perché magari anche solo eh, ripeto sole, eh, dare sollievo al dolore dare una speranza di un progetto è già vedo curare, curare nel senso dell'anima, curare nel senso della, della psiche del paziente, sia sollevare dal dolore, sollevare dai bisogni più elementari che il paziente comunque ha, anche se la malattia non è curabile, sono elementi che danno dignità al paziente e che consentono quindi di farsi sentire preso, preso in carico, preso in cura. Ecco. È molto bella questa cosa perché credo che cambi davvero un po' la mentalità perché noi siamo iniziati a pensare che appunto se una malattia non si può più curare, la persona non si può curare, invece, no, nella persona ci si può prendere carico fino alla fine. Questo è molto bello. E la malattia continua comunque a ricordarci il nostro limite: no? che comunque noi siamo finiti e questa cosa eh, veramente ce la mette di fronte inequivocabilmente. E, e il limite, è, così come il confine, si può vedere come un ostacolo, ma anche come una porta verso qualche cosa, qualche cosa di diverso. La malattia un po' l'aveva già accennato prima, può essere anche questo o è sempre solo per forza male, fine, dolore, queste cose non le toglie nessuno, ok? Ma ci può essere qualcos'altro nella malattia, può aprire una finestra su qualcosa, magari anche di nuovo che scopriamo dentro di noi, che scopriamo nel rapporto con la vita, che scopriamo nel rapporto con le famiglie dei pazienti. Io credo, sinceramente credo di sì, perché noi diciamo sempre che di fronte alla malattia si vede un po' il vissuto della persona, no? tra noi medici lo diciamo, ma è vero fondamentalmente. Al di là poi di una risposta più o meno di fede, con le varie mh, possibilità che questa chiaramente dà anche di vantaggi importanti, c'è anche tutto il discorso sempre correlato della scoperta di un'umanità diversa, cioè la possibilità di persone che fino al giorno prima non si conoscevano, che possono il giorno dopo aiutarsi, quindi riscoprire un pochettino il senso dell'umanità come mondo fraterno, come mondo in cui ognuno non è solo con se stesso su questa terra, insomma che siamo tutti pezzi di una stessa terra, che ogni pezzo di noi poi trova la sua giusta collocazione all'interno di, di una comunità, di un gruppo e la malattia sicuramente deve far scoprire, per me questo è molto chiaro, però lo spero sia anche per gli altri, che noi siamo all'interno di una comunità, se lei si avvicina soltanto a un un ospedale si rende conto quale complessità, a parte poi mala, buona sanità, ma lasciamo stare un giudizio poi eh, di, di, di sostanza, però di fronte all'ospedale si rende conto quale comunità ci deve essere dietro per poter tenere in piedi una struttura così complessa. E tutto questo è stato fatto in realtà partendo, non dobbiamo dimenticarci, spesso ce lo dimentichiamo per cercare di curare il paziente. Quindi se la risposta della comunità è così complessa vuol dire che nella sofferenza la risposta dell'uomo dell inteso non come singolo ma come persone che fra di loro si aiutano, questa umanità dovrebbe emergere. Quindi la sofferenza, come giustamente dice lei, è un punto di arrivo per certi aspetti ma è anche un punto di partenza per altri aspetti, cioè quello di un recupero di una maggiore interiorità, riscoperta, riscoperta dell'umanità, dell riscoperta della solidarietà. Senza questi aspetti, chiaramente, è chiaro che la malattia e la sofferenza sono inutili, sono fine a se stessi, ma perde anche il valore della persona che c'è dentro. Ecco. Dottore, le faccio un'ultima domanda. Um, credo che la giornata del malato diventi un'occasione di riflessione sulla malattia non soltanto per voi che siete addetti ai lavori, ma dovrebbe diventarlo, credo, anche nel mondo dei sani, tra virgolette, perché come ci dicevamo al telefono, la malattia è una delle cose più democratiche che ci sia, non guarda in faccia nessuno e prima o poi arriva in forme diverse, in modi diversi, però insomma confrontarsi col dolore eh, capita a tutti nella vita. Quindi ehm, siamo abituati però a vivere in una società dove il dolore e il male... Assolutamente, non devono essere visti, presi in considerazione finché appunto non ci sbatti contro come un muro quando ti tocca davanti. Non lo so, c'è qualche cosa che potremmo fare, sto pensando ai giovani, ai ragazzi, ma anche alle famiglie, cioè educare al fatto che il male arriva, che il dolore c'è, oppure lo prendiamo quando viene, non facciamoci troppi problemi prima. Non so, è proprio una domanda no, che no. mi viene così, magari anche banale, però cioè, ci, ci si può educare a vedere il male, la sofferenza, la malattia in un certo modo. Oppure, vabbè, insomma, quando arriva ci faremo i conti. No, io credo che invece sia fondamentale, se noi accettiamo la vita in pieno, per quella che è, è chiaro che dobbiamo accettarla per com'è e nella vita di fatto c'è anche il dolore, c'è il fine vita e c'è la morte. Quindi un maggiore eh, recupero della coscienza di cos'è la vita, credo, come diceva lei, che sia mh, indispensabile per una migliore qualità della vita. Perché se noi abbiamo coscienza della nostro, del nostro limite, del nostro eh, breve passaggio no? e quindi mh, riusciamo a impostare alcune scelte anche in funzione di, una, di eventuali problematiche maggiori, non solo ci abitua di più al dolore o ci abitua di più che non è quello lo scopo, ma ci dà quel segnale che io. Mh, di cui prima ho detto, che spero che venga capito, cioè del fatto che non siamo soli, che non siamo assoluti, che non siamo invincibili e che quindi i rapporti con gli altri, l'umanità, um, un rapporto anche più sereno con quello che è la progettualità, diventa fondamentale. Non dimentichiamo che, per quello che diceva lei, la rimozione del dolore, la rimozione della morte, la rimozione del negativo, in realtà poi è un autogol bestiale perché è lunga, porta a una società che non programma il futuro. Che vive semplicemente sul presente e cerca tutto sommato di raccogliere il più possibile il presente senza avere un programma. È una società senza programma, è una società senza figli, è una società senza futuro, è una società che poi alla fine si incarta su se stessa. Per cui assolutamente e il dolore, assolutamente e la sofferenza, non viste però eh, come momento negativo, come momento di punizione, ma come. Ineluttabile momento di una vita che ha molteplici aspetti, tra cui estremamente gioiosi, estremamente ma altri sicuramente impegnativi. Questo, recuperare questi aspetti che in passato erano più presenti, quando in realtà ci mh, porrebbe riparo anche da tutta una serie di manifestazioni estreme che noi vediamo a volte sui mass media, in cui tutto viene mercificato, in cui tutto viene usato in funzione poi. Eh, di interessi non sempre assolutamente ben chiari in cui anche la nostra professione, il nostro lavoro, certe malattie incurabili vengono poi a alla fine contro noi stessi senza avere quel messaggio di inalità che invece noi che ci prendiamo cura della gente dovremmo poi avere. Un Ultimissima, una speranza che ha lei per il suo lavoro guardando avanti? Ecco, questo io chiedo a voi insomma di sottolineare il, la, il messaggio del Papa, cioè più è in alto più sei al servizio e in un ruolo di grande responsabilità, un ruolo di grande servizio. Ecco. Questo secondo me è un messaggio bellissimo che io condivido al, cento, al mille per cento insomma e spero che possa passare non solo quando lo trasmetterete ma anche in futuro. Insomma. Al Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il Regno dei Cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e lo compra. Ancora il Regno dei Cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesce. Quando è piena i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli dissero, sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriva divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Anche il Vangelo di questa domenica, quasi in continuazione dal Vangelo della domenica scorsa che abbiamo cercato di condividere insieme la volta scorsa, ci parla di un tesoro. E il tesoro per il quale... Uno vende tutto e compra quel tesoro. Allora mi sembra che ancora una volta la liturgia ci chieda di chiederci qual è il tesoro che noi custodiamo, che cosa sono per noi le cose che valgono, quali sono i tesori per cui diamo la vita. In questa situazione di grande contingenza è facile dimenticare le cose che vanno al di là perché siamo presi dal contingente siamo presi dai soldi che mancano dalla vita che aumenta dal lavoro che perdiamo delle casse integrazione e facciamo fatica a capire che il primo e più grande tesoro è il Signore che abita il nostro cuore è importante cari amici che ogni tanto ci poniamo questa domanda, perché se avete ascoltato il Vangelo ci parla di una rete dove ci sono i pesci buoni e i pesci cattivi e Gesù dice verranno gli angeli e separeranno i buoni dai cattivi e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Noi sappiamo che il Vangelo è molto chiaro perché Gesù ci dice non vi chiedo di fare miracoli ma vi chiedo di vivere quello che io vi ho insegnato. E allora, quale sarà la cartina di tornasole dei nostri pesci buoni e cattivi? Avevo fame, avevo sete, ero forestiero, ero pellegrino, beati poveri di spirito, beati mansueti, beati puri di cuore. Ecco, questo, questa ansia, questa tensione, questo desiderio è il tesoro che dobbiamo coltivare nel nostro cuore, è il tesoro che deve dare il là alla nostra vita. Ma voi mi direte, ma chi ha tempo di pensare a queste cose con tutti i problemi che abbiamo? Amici, ricordatevi bene che la scena di questo mondo passa, passeremo noi, passeranno i nostri figli, i nostri nipoti, ma la parola di Dio... Dura in eterno. Noi siamo chiamati per la vita eterna. Quindi veramente vi invito proprio in questa settimana a chiedervi qual è il tesoro che abita il nostro cuore. E allora vorrei che facessimo nostre le parole di Salomone, che la prima lettura ci dona di meditare. Salomone chiede a Dio: concedi al tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal male. E allora Gesù, Dio gli dice, siccome non hai chiesto ricchezza, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Ecco, chiediamo anche noi al Signore di donarci un cuore saggio e intelligente, un cuore buono, un cuore capace di scegliere il bene dal male, ma un cuore che ha il coraggio non solo di scegliere, ma di agire. Ringrazio Sor Maurizio per il commento al Vangelo di questa domenica e proseguiamo con l'ultimo dei dialoghi in programma per questa puntata. In occasione della festa di San Giuseppe 19 marzo, festa del papà, abbiamo voluto incontrare un papà, peraltro è una persona che durante l'anno eh, incontriamo diverse volte per eh, mansioni e ruoli completamente diversi, è stata del professor Pierpaolo Triani che incontriamo in quanto pedagogista, in quanto membro del Consiglio di Azione Cattolica, eh, in quanto eh, professore impegnato nel rapporto giovani che abbiamo presentato proprio a giugno in occasione del convegno di pastorale Giovanili. Ma qui l'abbiamo voluto intervistare in quello che poi lui stesso ha definito anche volendo il ruolo più difficile che ha e quello che gli occupa sicuramente più tempo, quello di essere papà. Essere papà oggi, eh, in questo contesto, essere un papà presente, significativo. Peraltro c'è un dibattito sul quale ti dirò, Maurizio, io... Qualche dubbio, eh, in questi anni si sente tanto parlare di questa assenza di papà e io invece vedo così tanti papà presenti, quindi o li vedo solo io, o, o non, non, non lo so bene, però davvero sto seguendo eh, un po' questo, questo dibattito con, eh, con le antenne tese, con questo dubbio che però continua un po' a pervadermi perché io di papà che sono invece forse più presenti di quando eh, non ero magari più piccolo o più giovane io, io ne vedo. Ma io penso che l'assenza di papà oggi. L'abbiamo detto anche nella puntata precedente, no? Eh, L'ho detto io. Oggi l'assenza di papà è quando la coppia si divide soprattutto. E questo è il problema. Perché la coppia che è unita anch'io, io vedo solo eh, i papà che portano i bambini al nido alla scuola materna, mi fanno una tenerezza infinita, veramente. A volte hanno un atteggiamento più dolce delle stesse mamme, no? Però poi il papà, oggi però, se andiamo a vedere, io non sono esperta, ma se andiamo a vedere le statistiche, i divorzi e le separazioni sono altissime e noi sappiamo bene che quando la separazione è consensuale ancora ancora, ma quando la separazione va in tribunale, il papà vuole fare meglio della mamma, la mamma vuole fare meglio del papà e i figli sono in conflitto, però il papà c'è meno, c'è meno perché tante volte la mamma non glielo fa vedere, perché ha meno tempo, quindi questa crisi del papà in un certo senso c'è quando si crea la frattura, si crea la frattura e poi io credo che l'assenza del papà tante volte sia dovuto anche che ci sono troppi papà impegnati nel mondo del lavoro. Oggi al primo posto, dicevamo anche prima, no? oggi manca il lavoro, allora uno, e poi c'è questo desiderio di fare, di accumulare, no? e allora tante volte il lavoro predomina sul rapporto con i figli. Oggi, secondo me, un vuoto grosso... È proprio la comunicazione e la relazione. Oggi io credo che la famiglia, papà e la mamma, debbano avere il coraggio di perdere tempo con i figli. Per me, questo qui è fondamentale. Bene, allora ascoltiamo questa testimonianza che è così semplicemente un po' un racconto di vita quotidiana, ma può essere magari uno spunto di riflessione anche per tanti papà che ci stanno seguendo. Eh, uno non è mai completamente pronto ad essere padre, ma è anche sempre pronto quando eh, dentro di lui è nato il desiderio ed è nata la scelta. Sono papà di due bambine, di Sharon, che oggi ha 13 anni, e di Alice, che ha 5 anni. L'esperienza della paternità è un'esperienza Molto, molto intensa. Eh, ogni paternità è una storia a parte, nel senso singola. Nel mio caso eh, la paternità è stata una lunga strada che ho percorso assieme ad Alessandra, perché quando noi ci siamo sposati eh, ci è venuto spontaneo desiderare di avere dei bambini, ma all'inizio abbiamo avuto come a volte capita nella vita delle coppie, delle difficoltà ad avere dei bambini e poi invece eh, durante la, la nostra vita matrimoniale abbiamo avuto eh, Sharon che abbiamo avuto attraverso l'adozione, è diventata nostra figlia e, e poi è arrivata Alice. Direi che la paternità nel mio caso è stata un'esperienza certamente di attesa. Ma quando poi si diventa padri, concretamente lo, lo stupore è sempre molto grande. Eh, uno non è mai completamente pronto ad essere padre, ma è anche sempre pronto quando eh, dentro di lui è nato il desiderio ed è nata la scelta. Papà si diventa, genitori si diventa. Cioè l'essere padri non è mai un'esperienza singola perché essere padri assieme. Alla mamma, quindi essere padri e madri insieme. E certamente è una strada che si inizia con i figli, sono i, sono i figli che ci fanno diventare padri e, e madri. E, e quindi si diventa, perché uno all'inizio ha in mente, come dire, magari delle idee, delle immagini, delle eh, convinzioni su di sé che poi invece lentamente si modificano e si trasformano nel diventare. Assieme ai figli, scoprirsi i genitori. Eh, da, da questo punto di vista, credo anche che ci sia una diversità, almeno per me è stato così, tra gli uomini e le donne. Io penso che le mamme diventano mamme nel momento in cui sanno di aspettare un bambino, perché lo sentono dentro di sé. Noi uomini diventiamo padri quando appunto il bambino lo vediamo, lo vediamo e, e cominciamo a costruire con loro una relazione che invece per le madri è, è anche fisicamente molto, molto più forte. Eh, e la paternità, padri si diventa, padri per fortuna si resta sempre, ma la paternità si trasforma nel tempo, così come crescono i figli si modifica proprio il modo con cui ci si relaziona con loro. Ogni incontro con un altro che non sia un incontro superficiale ma un incontro profondo eh, ci trasforma. Eh, l'incontro con i figli è, è l'incontro più potente assieme all'incontro con della persona con cui hai scelto di vivere che ti trasforma di più. E, e quindi non c'è dubbio, ad esempio nel mio caso, che sia diventare papà di Sharon prima e poi papà di Alice dopo mi ha fatto scoprire e mi sta facendo scoprire eh, delle risorse che non pensavo di avere e mi ha fatto scoprire dei limiti che mh, sottovalutavo <ride> o, o che pensavo di non avere. Perché scatta questo meccanismo secondo me molto particolare. Quando si diventa genitori, eh, tendenzialmente all'inizio si tende ad applicare quelle anche quelle, quei modelli educativi che noi abbiamo ricevuto e che magari da piccoli, quando eravamo piccoli, contestavamo. E allora qui diventa anche molto importante, ad esempio nella vita di coppia, eh, diventare genitori insieme, cioè non sia solo papà da soli o, o madre da soli, anche se naturalmente ci possono essere anche oggi queste, queste, queste esperienze, ma quando è possibile è importante che... I papà e le mamme possono confrontarsi insieme proprio per confrontarsi sui modelli educativi che stanno mettendo in atto e anche per confrontarsi sulle risorse che ci stiamo scoprendo, ma anche i limiti eh, che, stiamo, che stiamo scoprendo. Eh, Sharon eh, certamente mi ha insegnato e ci ha insegnato molte cose che noi non sapevamo della vita. E Alice ci ha insegnato e ci sta insegnando molte cose che non sapevamo eh, della vita, che immaginavamo magari, che avevamo studiato, ma che non, non sapevamo. Nel mio caso c'è uno stretto rapporto che a volte è faticoso da portare eh, avanti tra l'essere genitore, l'essere papà e, e il mio lavoro. Quindi a volte è faticoso, a volte è molto bello. Parto dall'aspetto positivo. È molto bello perché eh, avere un'esperienza diretta educativa come genitore mi permette di, eh, come dire, di cogliere la concretezza reale delle cose che, che studio e quindi anche nel momento in cui mi confronto con altri genitori per momenti formativi eh, c'è una sintonia che è data dall'esperienza. Eh, e quindi come dire. Eh, le figlie mi portano il lavoro a casa e io eh, da questo punto di vista ho, ho sempre elementi su cui riflettere e studiare. È anche molto faticoso perché, eh, perché mi accorgo della distanza tra a volte quello che dovrebbe essere e quello che posso fare. E quindi confesso che ogni tanto al mattino mi alzo e dico forse sarebbe meglio stamattina che non andassi a fare lezione o non andassi al lavoro perché non sempre riesco a essere coerente tra le cose che si studiano, le cose che gli studi ci dicono che dovrebbero essere e poi la quotidianità. Però alla fine questo è anche una cosa molto bella perché ci permette, almeno a me permette di far vedere come... L'impegno educativo come genitori è, è, è un cammino continuo e che lo studio va bene ma poi lo studio deve essere reso coerente con la vita e su questo siamo tutti limitati. Per la mia esperienza, eh, l'esperienza di fede e di appartenenza alla vita cristiana è stata fondamentale, anche qui direi per due ragioni. La prima perché eh, l'educazione, l'azione educativa è un'azione che si pone sempre un orizzonte, cioè uno educa sempre per il bene dei propri figli. E devo dire che in questo l'esperienza della fede cristiana, naturalmente piccola come quella di tutti, eh, però mi ha aiutato a, come dire, ad avere un orizzonte nell'azione nell educativa, a caricarla di, di significati, di poter offrire e donare a, a, alle mie figlie anche delle proposte di vita che naturalmente consegno alla loro libertà che, che sta crescendo. E, e l'altro aspetto importante è che io sono fermamente convinto che l'educazione è un atto collaborativo, e che nessuno è autosufficiente in educazione e in questo l'avere eh, persone con cui confrontarsi, persone co che Proprio nel vivere, nel, nello stare insieme, nel pregare insieme, alimentano le tue risorse personali e spirituali è fondamentale perché eh, il compito genitoriale è un compito molto bello, ma molto faticoso come tutti i compiti educativi. E allora uno ha bisogno che le sue risorse vengano alimentate. In questo per me è così, è stato così. L'esperienza di fede, l'esperienza della comunità ecclesiale mi alimenta le risorse per poter eh, educare, anche se poi naturalmente le risorse fondamentali nascono nelle relazioni appunto, che si vivono. L'augurio che mi faccio e che faccio a tutti i papà è quello di avere sempre il cuore eh, appassionato per il bene dei propri figli e di avere la possibilità di incontrare sempre persone che ci aiutino a capire qual è il bene da proporre ai nostri figli per poterli accompagnare nella strada verso la libertà. La nostra puntata termina qua, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, ringrazio Sor Maurizio che ci ha avuto. Grazie rinconato. a voi per l'ascolto, grazie a te per l'invito e ci vediamo alla prossima okay. Buona settimana. Buona settimana.